Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Elisa e oggi vi parlerò dell'esame di maturità. Intanto vi ricordo che nel link qui sotto vi lascio tutti i link di tutti i social, così potete andarmi a seguire soprattutto su Instagram. E niente, iniziamo. Allora, il 19 febbraio ho fatto la simulazione di prima prova, quindi il tema di italiano. E siamo arrivati in classe alle 8 e il limite massimo per entrare era alle 8 e un quarto. Abbiamo fatto l'appello, c'eravamo tutti. Abbiamo consegnato i telefoni spenti, li abbiamo messi dentro in una busta. E avevamo i fogli nostri, il protocollo nostri, che la prof che avevamo la prima ora ci ha firmato. E poi quando ne prendevamo un altro che era sulla cattedra, ce lo firmavano i prof. Per le prime 3 ore non siamo andati in bagno, non potevamo nemmeno uscire, non potevamo fare niente. Dopo la terza ora potevi consegnare, potevi andare in bagno, potevi fare tutto. Ho voluto fare questo video per farvi vedere come mi preparo alla simulazione di seconda prova che è domani. Che praticamente non sappiamo ancora niente, se non che c'è economia inglese. Allora, io nella mia borsa vi faccio vedere il mio zaino. Ho già messo una busta trasparente con tutti i fogli protocollo, sia a quadretti che a righe, perché non si sa mai. Poi dopo ci metto il resto e vi farò vedere quello che ci metto, perché la nostra prof d'inglese ci ha detto di portarci cibo, acqua. E inoltre ho il portafoglio, perché nella simulazione scorsa la prof di francese ci aveva detto di portarci anche la carta d'identità come se fossimo veramente all'esame, ed è per questo che mi porto il portafoglio, perché ho la carta d'identità, perché siccome ho il foglio rosa per guidare e allora ce l'ho sempre con la carta d'identità, allora per non togliere tutto e portarmi solo la carta ho preso il portafoglio e ho anche la tessera sanitaria se dovesse servire. E vabbè, per ora la calcolatrice ce l'ho, vi faccio vedere la mia situazione che è. E questa è la situazione. E ho preso i biscotti al cioccolato e la barretta al cioccolato, perché la nostra prof d'inglese ha detto di portarci tante cose da mangiare, soprattutto cioccolato. Quindi porterò questo, poi ci metterò anche altre cose che poi vedrete dopo, perché siccome devo finire ci metterò anche il quaderno ad anelli con economia e ci metterò anche il quaderno e cose così, e poi ci metterò anche il dizionario che ce lo metterò dopo, perché cioè mamma me lo è andata a comprare, perché ne avevo un altro, solo che è troppo, cioè è piccolo e magari non ci sono tutte le parole, quindi gli ho chiesto se me lo compravano. E che poi comunque può servire anche in un altro momento. E ora vi faccio vedere quello che devo studiare. E niente, stavo ripassando di qua, come vi avevo fatto vedere. Poi devo ripassare inglese. E poi vi farò vedere quando faccio la borsa. Mi stavo ricopiando gli esercizi, perché la nostra prof ci ha detto che possiamo portare gli schemi
le cose. E quindi alcune cose me le ricopio, altre invece mi porto il libro in quaderno. Poi porterò anche la calcolatrice, ovviamente, perché ne ho due. Porto sia questa scientifica sia quella normale, però io uso soprattutto questa scientifica. Perché anche se posso usare quella normale, è quella che ho sempre davanti, perché la uso per matematica e quindi uso sempre questa anche per economia. Questa è la mia situazione. La potremmo chiamare maturanda in crisi o crisi da maturanda. Cambiano i fattori, ma non cambia il risultato. Anche perché noi domani arriviamo, mentre alcune scuole hanno già le simulazioni, una l'hanno fatta anche a dicembre, noi arriviamo che praticamente non sappiamo niente. Come sarà la prova di domani? E alcune scuole potrebbero anche non avere la simulazione domani, quindi magari qualcuno si troverà in una situazione di panico perché non ha nemmeno la simulazione. Io spero che non sia il nostro caso, perché se poi arriviamo alla seconda prova senza aver fatto nessuna alla seconda prova della la seconda simulazione della seconda prova, che non abbiamo fatto nemmeno una simulazione su quello che sarà, allora lì veramente è il panico più totale. E poi a marzo abbiamo le invalsi, che di inglese stiamo facendo qualcosa, cioè per conto nostro, che lo dovrei fare. Che mi sono fermata. Cioè, ormai siamo più a scuola che da altre parti. Poi in realtà le nostre prove invalsi dovevano essere una settimana, solo che siccome avevamo già deciso che un giorno prima di sapere che quella settimana ci fossero state le nostre invalsi, avevamo già deciso che andavamo a Genova un giorno di quelli di tre che avevamo nei invalsi. Allora cosa abbiamo fatto scambio con una classe e noi la faremo un'altra settimana mentre loro la faranno la settimana che l'avevamo noi. E questa è la situazione esame quest'anno, non si sa niente, anche perché ieri. Sembra sì, ieri è venuto uno del MIUR a scuola che gli abbiamo fatto cioè all'inizio, siccome non sapeva cosa dire, ha fatto la storia dell'esame di maturità, che a noi cosa ci può interessare. Niente. Poi ha iniziato a parlare della seconda prova e ha detto che alcuni avranno sempre una sola prova, altri ne avranno due, perché magari le materie di indirizzo, anche se si concentravano più su una materia gli anni passati, sono più di una. Come nel mio caso in realtà sarebbero le lingue e economia. Solo che siccome siamo con un'altra classe che di seconda lingua non fa la nostra, ma fa tedesco, allora facciamo economia e inglese. La prova sarà una parte obbligatoria che è mista, quindi inglese e economia. Poi c'è un'altra parte con quattro domande. Due di economia e due di inglese, e ne devi scegliere due e fare quelle che vuoi.
L'altra cosa che ha detto è che ci sono due griglie separate, quindi c'è la griglia di inglese e la griglia di economia, perché quella di inglese deve rispettare dei parametri europei, non ben capito. E invece il colloquio ha detto che ci sono tre parti più una, che quello lo sapevamo perché c'è l'interrogazione con le buste che... C'è un documento dal quale parti e ti devi collegare te alle altre materie partendo da quel documento. Cioè, magari c'è una foto che della prima guerra mondiale, inizia a parlare della prima guerra mondiale, poi non so, ti colleghi ad Annunzio in italiano, e però le cose a cui non si collega, i prof ti fermano e ti fanno la domanda. Per esempio, non si potrebbe collegare a diritto perché noi interno abbiamo anche diritto e quindi lui fa la domanda. E vabbè, le buste sarebbero la sostituzione della tesina. Cioè, la tesina te ti preparavi una cosa per tutti. Cioè, facevi tutti dei collegamenti e quindi c'è cioè, questa cosa delle buste e poi c'è la parte dell'alternanza dove bisogna fare una breve esposizione sull'alternanza scuola-lavoro e in più c'è la parte di cittadinanza e costituzione, che non dovrebbe essere il prof di diritto a fare le domande di questa parte. E niente, la parte più uno sarebbe che te vedi le tue prove scritte e cioè, se sono andate male, cerchi un po' di rifarle, se no te le freghi. Intanto vi farò dopo vi farò vedere tutto quello che metto nello zaino ora. Studio. Ci vediamo dopo. Allora, metto nella borsa la calcolatrice, il mio quaderno ad anelli con tutte le cose. Anche l'astuccio. Penso che metto anche tutti i quaderni di economia. Sono quelli di terza, quarta e quinta e più seconda. Ho più cose della volta scorsa. Non ho così tante cose. Anche perché tipo la volta scorsa era la prima prova, quindi abbiamo portato solo i fogli protocollo e il dizionario. Questa è la seconda prova e siccome non sappiamo assolutamente niente, la nostra prof di economia ci ha detto di portarci gli assunti, schemi. Perché non sappiamo assolutamente di quello che ci sarà. Ci potrebbe essere anche cose che non abbiamo assolutamente ancora fatto. Alcune scuole, come ho già detto prima, potranno anche non avercelo. E se avete la prova domani,
Mi raccomando, cioè, se sapete già tutto perché tipo i licei sanno già tutto, allora buon per voi. Se invece siete nella mia stessa situazione, vi consiglio lo stesso di portarvi degli schemi, qualcosa da averci sotto mano, che magari ci potete dare un'occhiata. Che a noi ce l'hanno detto, cioè, una delle due prof ce l'ha detto, però. Me lo consiglio perché se non sapete niente come me, come questa scuola, cioè come tipo la mia scuola, ve lo consiglio assolutamente perché avere qualche salvezza in una cosa totalmente buia è buono. Andiamo un attimo, vado un attimo a vedere l'inglese e poi finiamo la. Ora sto vendendo un attimo in inglese la mia brochure per vedere un attimo cosa potrei fare. Però sicuramente cioè, se dovessi scegliere che è fattibile economia, farei io economia. Perché sinceramente io con l'economia mi trovo molto meglio rispetto all'inglese. Che sì, vabbè, me la cavo perché va bene. Però sinceramente preferisco economia. E ora finiamo di fare la borsa insieme. Quindi metto anche il quaderno in inglese, non si sa mai. Allora. Manca la bottiglia dell'acqua, il panino e le pizzette che prendo domani. Io direi che ci posso mettere anche, che ci metto anche le caramelle. E devo un attimo cercare. La cosa che mi preoccupa è che domani dovremmo, come all'altra simulazione, dare i cellulari spenti nella busta, cioè verranno conservati in una busta e ogni volta che finisce uno lo prende. A me è questo che mi preoccupa, perché poi non ci saranno solo quelli della nostra classe che più o meno si conoscono, ma ci saranno anche quelli dell'altra classe e quindi. Queste sono le caramelle che avevo provato una volta tipo alle medie, perché durante il corso di inglese, mi sembra, c'era una ragazza che l'aveva, che l'ha offerta a tutti e da quel momento mi sono piaciute e ogni volta che le trovo le compro. Allora, questo è tutto. Poi, se ci sono degli aggiornamenti, vi tengo aggiornati. Comunque, dopo che avrò fatto la seconda prova, vi saprò dire meglio com'è. Ci vediamo nel prossimo video.